Sono Paola Cassani, sono un medico veterinario libero professionista che si occupa di oftalmologia veterinaria. Il mio settore di lavoro è principalmente sugli animali d'affezione, con un'estensione anche ad alcuni animali da reddito e animali esotici. Mi occupo anche di ricerca e lavoro principalmente nelle Marche. Diverso tempo fa, ormai più di 25 anni fa, mi sono laureata e la mia scelta nel fare questo progetto di oftalmologia è stata dettata più che altro dall'esigenza di approfondire un aspetto che durante i miei studi universitari non era stato approfondito in maniera adeguata. Di conseguenza ho iniziato a fare dei corsi che erano disponibili nel territorio per cominciare ad apprendere quello che era l'oftalmologia di base. Appassionandomi alla materia, ho approfondito cercando una possibilità di ottenere un percorso formativo che fosse riconosciuto in ambito europeo. Ho così iniziato questo percorso iscrivendomi a una scuola di specializzazione francese, fornita dall'università, nel mio caso di Toulouse, e quindi ho conseguito un diploma di scuola superiore in oftalmologia. Successivamente, per approfondire ancor più quello che avevo appreso in questa scuola di specializzazione, ho cominciato a frequentare anche professionisti di altre nazioni e quindi ho fatto dei percorsi di formazione in America, in Inghilterra e in questo modo ho ulteriormente approfondito le mie conoscenze. Durante tutti questi percorsi di approfondimento, fatti insieme a colleghi che mi hanno assistito come tutor, ho iniziato a fare le mie prime pubblicazioni. Queste pubblicazioni mi hanno messo di fronte a una grave realtà, quella di dovermi documentare. Quindi, in ambito europeo, presso queste strutture dove io stavo, era abbastanza facile poter accedere a delle, informazioni. La realtà purtroppo qui in Italia è un pochino diversa, per cui per me all'inizio è stato estremamente complicato poter accedere liberamente a tutte quelle forme di informazione che erano disponibili, quindi l'accesso a biblioteche o accesso a riviste specializzate del mio settore. Necessariamente ho dovuto procedere a fare degli abbonamenti e quindi a utilizzare un mio patrimonio per poter avere queste risorse. Normalmente io quando faccio un lavoro e ho necessità appunto di approfondire l'argomento, qualunque esso sia, che sia un argomento di poco ormai vecchio oppure un argomento innovativo, accedo generalmente a quella che è il mio abbonamento con Veterinary Journal of Ophthalmology e lì vedo tutte le pubblicazioni che sono state fatte negli ultimi 30 anni da quando il Veterinary Journal of Ophthalmology ha cominciato a immettersi sul mercato. Successivamente utilizzo PubMed, quindi su PubMed ho la possibilità di poter vedere tutti quegli articoli scientifici che sono attinenti all'argomento che mi interessa. Come ultima scelta, utilizzo anche Google Scholar, è un motore di ricerca molto semplice, dove chiaramente vengono pubblicati lavori importanti e meno importanti, ma che comunque danno la possibilità a chi vuole approfondire un argomento di poter avere comunque delle informazioni necessarie. Sarebbe estremamente interessante per me come libero professionista, che chiaramente ha necessità di approfondire quello che è lo stato dell'arte nella mia materia, poter accedere a tutte quelle pubblicazioni che sono estremamente recenti e che quindi possono non essere facilmente disponibili in modalità free. Quindi poter avere una banca dati consultabile, come una biblioteca tutto sommato, e poter accedere a tutto quello che è lo stato dell'arte nell'argomento di mia pertinenza sarebbe chiaramente ottimo, anche perché magari facendo lavori o pubblicazioni è veramente necessario poter disporre di tutta la bibliografia presente
sia quella vecchia, che chiaramente ha un suo peso e un suo valore, e soprattutto anche quella recente. Nella produttività, diciamo, giornaliera, sicuramente ogni volta che ho del tempo libero, faccio una piccola passeggiata, come la chiamo io, su quello che sono i motori di ricerca per vedere se c'è qualcosa di nuovo su quello che è successo nella giornata. Questo è un po' la routine. Quando invece, cioè, ho la necessità di approfondire un argomento specifico per esigenze lavorative o perché sto preparando un lavoro o una pubblicazione, allora a quel punto il tempo che dedico alla mia informazione è estremamente superiore. Non sono più il tempo libero, ma diventa necessariamente la giornata perché magari il lavoro va concluso, quindi ho la necessità di poter e di dover stringere e di ottenere tutto il materiale che mi serve. Faccio parte di un gruppo di studio europeo con il quale ci scambiamo necessariamente informazioni, informazioni che sono scambiate in modalità mail o in modalità anche diciamo online, quindi con dei collegamenti. Però diventa una situazione, cioè diventa una circostanza di incontro, come se noi facessimo un piccolo meeting, un mini meeting. Poi in questo periodo chiaramente questo è diventato proprio un'esigenza fondamentale. Quello che sarebbe bello come progetto sarebbe la possibilità di poter avere una banca dati sul quale ognuno di noi immette le proprie conoscenze, le proprie informazioni, chiaramente supportate da una comprovata ricerca fatta alla base, quindi non soltanto un'informazione determinata da quello che a me normalmente succede nella giornata, ma quindi uno studio un pochino più approfondito per poterlo condividere con gli altri colleghi. Personalmente con i colleghi esteri, fino all'anno scorso in presenza ci vedevamo 4 volte all'anno in varie aree del territorio europeo. E in queste circostanze sceglievamo degli argomenti e sull'argomento facevamo quello che era lo stato dell'arte, quindi ci scambiavamo proprio le nostre conoscenze. In questo momento tutto è bloccato e facciamo dei mini meeting, però sarebbe una necessità, e soprattutto sarebbe auspicabile che questo potesse succedere anche in Italia con i colleghi italiani, anche se nell'ambito dei vari gruppi di studio, probabilmente anche in altre discipline, non soltanto la mia, c'è già uno scambio di informazioni, però diciamo che poterlo potenziare potrebbe essere un qualcosa di estremamente positivo. Per chi è che si occupa di una disciplina importante, complessa, poter condividere le informazioni con chi è che fa ricerca è veramente un valore aggiunto, ma di estrema importanza per la nostra professione, perché se io acquisisco informazioni su quello che è lo stato dell'arte, su quello che è la ricerca, posso anche in maniera più corretta informare il mio interlocutore, che nel nostro caso, visto che siamo veterinari, non è più l'animale, ma diventa il proprietario dell'animale. Io suggerisco ai giovani colleghi, ai giovani veterinari, di appassionarsi chiaramente a una disciplina della veterinaria e di poterla approfondire. Nell'approfondirla suggerisco di controllare quello che succede fuori dall'Italia nelle università europee, perché negli ultimi anni sono disponibili numerosi corsi di approfondimento che possono essere configurati come dei master o l'equivalente del nostro master in Italia, che sono estremamente professionalizzanti, danno la possibilità di vedere e di apprendere delle cose che riguardano la professione, ma che sicuramente hanno un approccio estremamente professionale, concreto e multidisciplinare. Per cui l'invito che farei a tutti è di approfondire sicuramente un settore di interesse, di approfondirlo al meglio, di cercare il più possibile di documentarsi per quello che succede al di fuori della nostra nazione. Non perché nella nostra nazione non ci sia già qualcosa di buono, ma perché vedere e confrontarsi con quello che è un mondo globale, nel nostro caso l'Europa, è sicuramente una buona opportunità.